Buon salve e bentornati su No Mamma Ammazzo. In questo video voglio parlarvi again di Dylan Dog. In particolar modo voglio rispondere a una vostra richiesta, ovvero quella di: ma da dove posso cominciare a leggere Dylan Dog? In questo video cercherò di rispondervi per la mia esperienza personale, cioè dove ho iniziato io a leggere Dylan Dog per avere un'idea del suo mondo. Prima di cominciare però vi ricordo che qua in descrizione trovate dei link per poter effettuare una donazione all'ospedale di Bergamo, una delle città più colpite da questo dannatissimo virus, la mia città. Uno è il sito del CESVI, dove potete donare direttamente alla terapia intensiva dell'ospedale. L'altro sito, a tema molto più nerd, è una campagna di crowdfunding lanciata dall'associazione culturale Bergomics in collaborazione con Guardiani Italiani e con la rock band Cristoni d'Avena, che vi permette, a fronte di una donazione, di avere anche delle illustrazioni digitali create da diversi illustratori, fumettisti, autori italiani che mettono a disposizione per questa campagna. Allora, ci tengo col dirvi che innanzitutto Dylan Dog è stato di recente ributtato con il numero 401, quindi nulla di più facile, potreste tranquillamente iniziare dal numero 401 perché c'è proprio un nuovo inizio, un nuovo inizio che ha comunque dei rimandi chiamiamolo il vecchio corso che è compreso dal numero 1 al numero 400, ma si può godere tranquillamente da solo. Però dal momento che lo sappiamo, siamo nerd, quindi noi vogliamo sempre approfondire le cose, vogliamo sempre capire tutte le citazioni che ci sono nel nuovo corso riferite a quello precedente. Di conseguenza, vi do, gli strumenti per poterlo apprezzare appieno. Ci tengo sempre anche a dirvi che comunque Dylan Dog, in particolar modo il Dylan Dog dal numero 1 al numero 400, è un fumetto, tipicamente italiano, tipicamente bonelliano, ovvero un fumetto che ha una trama verticale molto solida e ha una trama orizzontale quasi inesistente, ovvero se voi prendete un numero di Dylan Dog lo potete tranquillamente leggere dall'inizio alla fine senza dovervi comprare mille numeri prima e altrettanti mille numeri dopo, come per esempio può accadere per i fumetti dei supereroi Marvel, i fumetti di supereroi DC Comics, i manga che addirittura hanno uno storytelling che inizia e finisce, o a volte finisce, dipende. Mentre tutti i fumetti italiani, quindi da Tex Willer a Zagor, a Martin Mistera, a Dylan Dog, hanno invece questa particolarità di essere proprio fumetti da edicola, ovvero fumetti che voi potete tranquillamente comprare quando siete al mare, leggere sotto l'ombrellone, riporre nello zainetto del mare e non leggerli più per tutta la vita. Ciononostante, se il prodotto vi appassiona, è ovvio che si va ad approfondire. Come approfondire? Allora, innanzitutto vi dico, voglio farvi vedere il primo fumetto di Dylan Dog che io ho preso tra le mani, almeno quello tra i primi che mi è piaciuto di più perché me ne hanno dati tre insieme. Quello che mi è piaciuto di più è Il Male. Il male fa parte, è il numero 51. Adesso vi dico sempre titolo e numero perché non è detto che io in descrizione riesca a darvi tutti i link per acquistarli. Eventualmente vi metto il link del sito Bonelli, così li comprate da lì. Numero il male, il numero che comunque non ha riferimenti a particolari legami col passato di Dylan Dog, con la storia base di Dylan Dog, però è un numero che vi fa capire perfettamente come è il Dylan Dog, quantomeno il Dylan Dog dei primi 100 numeri, cioè molto splatter, molta azione, e ciò nonostante c'è comunque un significato alla fine. Da bambino mi è piaciuto un sacco per questa dose di arti mozzate che si vedono, diciamo, in un fumetto e le due paginette erotiche di cui vi parlavo nel video scorso. Ma passiamo al vero e proprio inizio. Ovviamente si inizia dal numero 1. Se voi andate a cercare il numero 1 di Dylan Dog, che non sia una ristampa, una seconda ristampa, una terza ristampa, o un brossurato, o una copertina rigida, quello che è, il primo numero originale di Dylan Dog va dai 150 euro ai 300 euro, a seconda delle condizioni in cui è. Però io, per esempio, ho questa versione, che è un formato, diciamo, da libreria, ricolorato per l'occasione, che contiene
le prime tre storie a fumetti, L'alba dei morti viventi, Jack lo squartatore e Le notti di luna piena. È una cosa che potreste tranquillamente acquistare anche su Amazon, se trovo il link ve lo metto, che vi fa vedere le prime storie di Dylan Dog a colori per l'occasione. Vi ricordo che Dylan Dog è un fumetto che principalmente è in bianco e nero, quindi queste sono tre storie nate in bianco e nero e ricolorate successivamente, e vi ricordo anche che sono storie del 1986, quindi non vi stupite se magari i tagli registici non sono all'avanguardia, perché parliamo di 30 anni fa. Dopodiché, per esempio, potreste acquistare Cagliostro, che è il numero 18, che vi introduce un personaggio che a volte torna, che è un personaggio non ricorrente, perché Dylan Dog ricorrenti di personaggi ce ne sono molto pochi. Ce ne sono più di ritornanti che di ricorrenti, però Cagliostro è un gatto che spesso si vede nei numeri di Dylan Dog. Quantomeno per introdurre il personaggio potreste acquistare il numero 18. Un numero invece che viene citato spesso per la storia vera e propria è il numero 19, Memorie dall'invisibile, numero che poi tra l'altro vi consiglio caldamente perché è molto bella come storia. Un'altra storia assurda che però viene citata spesso nell'immaginario di Dylan Dog è il numero 24, che è I conigli rosa uccidono. Notate che io appunto ho una seconda ristampa, proprio perché non, è difficile trovare comunque numeri originali, quantomeno in buono stato. Numero storicissimo che dovete avere per capire Dylan Dog è il numero 25. Morgana, non dico di più perché non voglio spoilerare, però questo numero bisogna averlo. Altro numero in cui c'è un personaggio ricorrente, quindi che vi consiglio di acquistare perché qua lo trovate per la prima volta e poi verrà riproposto spesso, anche nelle serie non regolari come il Color Fest, piuttosto che l'Hellboy, piuttosto che è il numero 34, il buio dove vediamo Mana Cerace. Numero, anche qui numero molto psichedelico, molto storico, perché appunto viene anche riproposto diverse volte, che è il numero 41, Golconda, Golconda, tenete a mente. Poi, Storia di Nessuno, numero 43, Storia di Nessuno, ne ho parlato anche nel video che ho fatto sul numero 402 di Dylan Dog, che magari vi metto qua, che ha un riferimento proprio a questo fumetto, il numero 43, Storia di Nessuno. Allora, purtroppo io non ho il fumetto Zona del Crepuscolo, vi metto qua in sovraimpressione titolo preciso e numero, che io non ho, purtroppo non l'ho ancora recuperato, però ho recuperato il suo sequel, quindi ci sono già due numeri con la stessa ambientazione, che è la zona del crepuscolo, che è il numero 57, Ritorno al crepuscolo. Quindi vi consiglio di recuperare entrambi i numeri. Numero importantissimo, quasi importantissimo come il numero 25, se non di più, è un numero che dovete avere per capire bene la storia di Dylan Dog, è il numero 74, Il lungo addio. Non dico di più, è un numero fantastico. Numero che ha fatto piangere tutta la generazione che ha preso questo fumetto quando è uscito, Johnny Frick, numero 81. Johnny Frick, ok. Dopodiché, numero che si ricollega anche questo diciamo, al passato di Dylan Dog, a una storia d'amore di Dylan Dog passata, a delle scelte che ha fatto per salvare o non salvare il suo amore, il numero 88, Oltre la morte. Numero 88 che vi serve assolutamente se volete recuperare anche il crossover che Dylan Dog ha fatto con Morgan Lost, per esempio. Ho parlato di Golconda prima, che è il numero 41, se non sbaglio. Diciamo che anche qui c'è un sequel, che è il numero 117, La quinta stagione, numero tra l'altro che potete trovare anche a colori in formato brossurato da libreria bello grande, che ho da qualche parte, ma se mi alzo trascino via la microfono e videocamera. Dopodiché abbiamo, vi mostro,
due numeri, il numero 241 e 242, che sono Xabaras e Il nome del padre. Numeri che vi consiglio di prendere, sono entrambi numeri a colori in cui si parla appunto del rapporto che Xabaras e Dirandog hanno. Dopodiché, se invece vogliamo parlare del nuovo corso recchioniano prima del 401, vi consiglio, allora, mi metto un attimino in fila, Mater Morbi, credo forse l'ultimo numero di Dirandog che ha fatto discutere a tal punto da finire sui giornali, parla in maniera abbastanza metaforica di eutanasia, però c'è sempre chi si scandalizza e quindi è finito sui giornali. C'è un sequel anche qua, che è Mater Dolorosa, e Roberto Recchioni stesso ha parlato che sarà una trilogia, quindi mi aspetto di avere un altro numero, un'altra Mater scritta da Recchioni. Dopodiché abbiamo Mai più Ispettore Block, con la copertina che rimanda allo storicissimo numero 50 di Spider-Man, Spider-Man No More. Questo numero parla appunto di come l'Ispettore Block vada in pensione, ma poi nel 401 vediamo, nel nuovo corso vediamo che l'Ispettore Block è ancora in servizio e per l'aggiunta non è nemmeno più ispettore, ma è soprintendente. Dopodiché c'è Al servizio del caos, che è il numero 341, che ci introduce a un nuovo nemico, che è John Ghost, uno di quei nemici che trama dietro le quinte e che si vedrà poi in numeri successivi. Dopodiché c'è tutto il ciclo della meteora, se volete recuperarlo, che va dal 387 al 400. Non sono storie particolarmente storiche come questi numeri che vi ho appena mostrato, ma se volete recuperarlo, perché no? Dopodiché c'è 362, dopo un lungo silenzio, che è un numero scritto da Tiziano Sclavi, che è il creatore di Dirandog, appunto dopo un lungo silenzio dalle scene di Tiziano Sclavi. Ho tenuto per ultimi i numeri che sanciscono i centenari di Dirandog. Ovviamente dovete avere il numero 100, che si chiama proprio La storia di Dirandog, che parla del passato, della creazione di Dirandog in un modo inaspettatamente fantasy per un fumetto da edicola, quasi anche troppo, a parer mio. Invece, ancora meglio come numero d'origine è il numero 200, che si chiama proprio il numero 200. Qua si parla del vero passato di Dirandog, del passato terra-terra di Dirandog, di come ha conosciuto Groucho, di come è diventato Dirandog. Quindi il numero 200 è un must have, è un numero che dovete avere. E infine il numero 300, Ritratto di famiglia, dove ci si ricollega più che altro al numero 100. Quindi il 100 si collega più che altro al 300, e speravo che il 200 si collegasse al 400, quando invece il 400 ha sancito, diciamo, la morte, la fine di Dirandog come lo conoscevamo. Bene, con questo è tutto. Ho parlato tantissimo, ho detto tantissime informazioni relativamente pochissimo tempo. Spero che vi siano bastate. Se non vi sono bastate, tornate indietro, mettete il rallenti e prendete appunti sui numeri di cui vi ho parlato, magari ve li metto anche in descrizione con calma, così ve li recuperate, fate copia e incolla su Google e ve li andate a cercare. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto. Vi saluto e arrivederci al prossimo video.